Vogliamo passare alla parola del Signore. Oggi leggeremo da Genesi al capitolo 13, e leggeremo i primi tredici versi. Genesi, capitolo 13, e di questo capitolo leggeremo i primi tredici versi. E analizzeremo la scelta di un uomo giusto, che però ebbe conseguenze assai amare. Malgrado egli fosse giusto, egli pagò le conseguenze delle sue cattive scelte. Così leggiamo da Genesi capitolo 13, i primi tredici versi. Abramo dunque risalì dall'Egitto con sua moglie e con tutto quello che possedeva, e con Lot, andando verso il meridione di Canaan. Abramo era molto ricco di bestiame, d'argento e d'oro, e continuò il suo viaggio dal meridione fino a Betel, al luogo dove dal principio era stata la sua tenda, fra Betel e Ai, al luogo dove era l'altare che egli aveva fatto prima. E lì Abramo invocò il nome dell'Eterno. Anche Lot, che viaggiava con Abramo, aveva pecore, buoi e tende, e il paese non era sufficiente perché essi potessero abitarvi assieme, poiché il loro bestiame era numeroso ed essi non potevano stare assieme. E nacque una contesa fra i pastori del bestiame di Abramo e i pastori del bestiame di Lot. I cananei e i ferezei abitavano a quel tempo nel paese. E Abramo disse a Lot, Ti prego, non ci sia contesa fra me e te, né fra i miei pastori e i tuoi pastori, poiché siamo fratelli. Tutto il paese non sta forse davanti a te? Ti prego, separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. E se tu vai a destra... Io andrò a sinistra. E Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano, prima che l'Eterno avesse distrutto Sodoma e Gomorra. Essa era tutta quanta irrigata fino a Soar, come il giardino dell'Eterno, come il paese d'Egitto. E Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e partì. Andando verso oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. Abramo dimorò nel paese di Canaan e Lot abitò nelle città della pianura e andò piantando le sue tende fino a Sodoma. Or gli abitanti di Sodoma erano scellerati e grandi peccatori contro l'Eterno. Come. Nell'introduzione a questo culto abbiamo letto nel capitolo 2 della seconda epistola di Pietro, Lot viene definito giusto e viene detto di lui anche che si tormentava a causa del comportamento degli abitanti di Sodoma, perché come abbiamo letto nell'ultimo verso, erano dei grandi peccatori. Ma pure Lot, pur essendo giusto, commise dei gravi errori dinanzi al Signore. Fece scelte che non furono radicali come quelle di Abramo, ma che tendevano in qualche modo pur rimanendo giusto Soddisfare quei suoi desideri, quei desideri naturali che sono nel cuore di ogni uomo, ma che il credente invece deve imparare a combattere. La benedizione che Dio aveva riversato su Abramo e Lot era veramente straordinaria. Se l'intero paese non era sufficiente, per ospitare il bestiame e i servitori che erano al seguito di tutti e due. E come purtroppo succede a volte, le discussioni sorsero, forse per i pascoli, forse per abbeverare il bestiame alle fonti. E Abramo, che era un uomo pacifico, un uomo di pace, non voleva che questo rovinasse i rapporti tra lui e il suo amato Lot. E quindi lasciò a Lot la scelta. E Abramo, sebbene fosse così ricco, non era interessato alle ricchezze. La sua ricchezza era un'altra, la aspettava oltre questa vita. Il suo sguardo era verso una città gloriosa. E quindi, proprio con l'amitezza e la spiritualità di un uomo che ha lo sguardo verso il cielo, non impose lui la sua scelta, ma disse a Lot, scegli tu. Perché io e te rimaniamo in pace, tu scegli ovunque tu voglia andare. E guardate, qua c'è una scena come viene descritta, che è, è, è straordinaria, a me sembra di vederla ogni volta che leggo questo passo, no? E detto che allora Lotta, alzato lo sguardo, vide la valle. Doveva avere il capo chino verso terra perché lo sguardo non si alza ai monti, ma si ferma sulla valle, che probabilmente era al di sotto di loro e la potevano osservare da un punto alto. Il capo è chino ma non, non si alza fino al cielo. Ma si sofferma su una valle, una valle irrigata, verdeggiante, bella a vedersi, viene descritta appunto come un giardino dell'Eterno. E chi non vorrebbe abitare lì? Ma io, io lo capisco: è molto meglio una valle irrigata da un fiume, verdeggiante, rigogliosa che la difficoltà di monti rocciosi, che rendono estenuante. Fin qui nessun problema. Il problema però sorge per quanto è scritto nel verso 13. È vero che la valle era verdeggiante, è vero che sembrava il giardino dell'Eterno, è vero anche che era irrigata. Ma gli abitanti di Sodoma, città di quella valle, erano grandi peccatori. Ora io dico, possibile Lot che non ti sei posto il problema di quali conseguenze avrebbe avuto portare la tua famiglia? A vivere in mezzo ai peccatori. Possibile che tu abbia guardato solo il piacere della valle, la prosperità, come se non fosse abbastanza la benedizione che Dio ti aveva dato, al punto che non potevi stare in un paese immenso assieme ad Abramo. Tante erano le eh, ricchezze che Dio ti aveva dato in bestiame e in beni. Non erano sufficienti? Volevi che si moltiplicassero? Volevi ancora più comodità? Volevi ancora di più? E non ti sei reso conto del pericolo che affrontavi? Non ti sei reso conto che Sodoma non era l'ambiente migliore dove far crescere i tuoi figli? Dove sistemare la tua famiglia? Eppure Lot è affascinato. Alza lo sguardo. E la bellezza di quella valle gli impedisce di alzare lo sguardo fino al cielo. E guardate, che questo è il pericolo che oggi corre la Chiesa, corrono i credenti: perché noi tutti, tutti quanti noi, ci tormentiamo l'anima come il giusto Lot, per il peccato che vediamo intorno a noi e dobbiamo ammetterlo come oggi mai, nella mia esperienza, come oggi mai. Siamo assediati, lo vediamo e ci tormentiamo, però abbiamo anche bisogno di separarci, di separarci, di separarci da cosa? Di separarci dal pensiero del mondo e unirci più profondamente a Dio con scelte drastiche e ben definite. Troppo spesso, anche oggi come a Lot, nelle famiglie cristiane è il compromesso a regnare. I credenti che dovrebbero essere come Abramo, avere cioè lo sguardo fissato verso il cielo, hanno invece i loro occhi puntati su ciò che piace alla carne e non allo spirito, su ciò che soddisfa i desideri del tempo e non per l'eternità. E molte volte le case, le famiglie cristiane sono assediate dal mondo, ma non perché il mondo sia più forte perché apriamo ora uno spiraglio, ora una piccola finestra, ora una porta, perché ci piace, perché l'amiamo, perché ci dilettiamo in esso. Lot, Lot scese a Sodoma. E io mi sono chiesto, mentre leggevo sia il brano che ne parla in seconda Pietro, e sia... Il, il brano della distruzione di Sodoma, mi sono chiesto, ma perché, Lot, quando l'anima tua era tormentata per ciò che vedevi intorno a te, ma perché non te ne sei andato? Avevi vissuto da pellegrino per tanti anni. Quando sei giunto lì hai visto che l'ambiente ti tormentava l'anima. Ma perché hai permesso ai tuoi figli di crescere in quell'ambiente? Perché non ti sei opposto? Perché non hai chiuso le porte a quel mondo? Perché non hai detto meglio l'Eterno e la sua giustizia che la comodità dei tempi? Perché non hai chiuso con quella realtà? E invece lo vediamo. E' questo termine che vorrei che vi rimanesse in mente in questa predicazione. Esitare. Sapere di dover compiere una cosa ma non avere la forza di farlo. Sapere che dovrei ma non ce la faccio. Ricordate cosa accadde quando gli angeli andarono da Lot per dirgli è tempo di uscire? perché presto Sodoma sarà distrutta. Ma una notizia del genere, degli angeli vengono mandati da Dio e ti parlano e ti dicono, vattene perché presto il fuoco scenderà su questa città e tu sai bene perché, perché ti tormenti l'anima tutti i giorni a causa del grande peccato. E tu che fai? Vi ricordate come si esprime la parola di Dio? Esitava. Al punto che gli angeli gli devono dire, sbrigati. E lui esitava. Ma insomma, alla fine lo devono prendere per mano e trascinarlo fuori. Capite qual è il controsenso? Riconoscere che è male, però non riuscire a separarsi da ciò che ci piace in mezzo a quel male e finire col compromettersi. Eh, ma così non è possibile. Non è possibile. Ecco vedete l'ultima cosa che Lot doveva fare in quella condizione era tentennare, titubare, esitare, essere cioè indeciso. Quando si tratta di Dio bisogna essere risoluti, determinati, certi, sicuri e non ha importanza il prezzo che si paga. E invece Lot aveva il cuore, permettetemi, diviso. Era un uomo giusto, si tormentava, ma amava molto le sue comodità e amava alcuni aspetti del mondo dal quale non voleva separarsi e il fascino che avevano su di lui lo portarono alla rovina. Voi mi direte Pastore, ma perché parli di rovina? Lot ebbe la vita salva. Eh sì, lui sì, lui sì. Ma la sua famiglia? Vedete, io credo che non sia il tempo del tentennare, del rimandare, dell'esitare del dubbio rimandiamo a domani sapete chi è il maestro del rimandare è il diavolo lui è capace di farti passare una vita rimandando fino a che ti trovi dinanzi al Signore e ti rendi conto che hai speso male la tua vita minuto per minuto è così che succede parlo un attimo ai giovani avete presente quei brevi video che ci sono in alcuni social, molto brevi, durano un minuto quando durano tanto, a volte 30 secondi, a volte sono immagini di 10 secondi, non è che vi rubano tanto, sono solo 10 secondi. Quante ore ne spendete guardandole uno presso l'altro quasi ipnotizzati e dicendo vabbè, ancora uno, ancora 10 secondi, ancora 10 secondi, ancora 10 secondi. E rimandando il momento in cui dovete spegnere il cellulare, rimanete ipnotizzati. È facile che succeda, è facilissimo. Rimanditi dieci secondi alla volta e ti rendi conto che sono passate due ore e non te ne sei neanche accorto. Quando si tratta delle cose di Dio non possiamo dire lo farò domani, è solo un giorno in più. E poi domani dire lo farò domani, lo farò domani perché in qualche modo ci piace la comodità che abbiamo intorno. Non è così. Lot amava quella valle, amava quel fiume, amava vedere moltiplicarsi le sue ricchezze e le sue comodità, ma non rifletteva sugli effetti che quella realtà avrebbe prodotto nella sua casa. E così egli stesso influenzato e innamorato di quell'ambiente che pure lo tormentava, esitava ad uscire. Gli angeli lo presero, lo tolsero fuori da quel luogo, lo portarono via e quando cercò di dire ai suoi generi, guardate che il Signore sta distruggendo, era così fiacca la sua testimonianza di uomo di fede che a loro gli sembrava che stesse scherzando, si era indebolito, non era autorevole nel suo parlare. E quando poi con le figlie uscì e con sua moglie, l'esitazione che egli stesso aveva nel cuore, in sua moglie si moltiplicò al punto che sebbene stesse uscendo da quel luogo, il suo cuore era rimasto in quella città e volgendosi indietro desiderandola e bramandola trovò la morte perché stava uscendo il corpo ma il cuore era rimasto in quelle mura che avrebbero visto presto il giudizio di Dio e anche se le figlie riuscirono a trovare salvezza prima andando verso la città ma poi salendo su ai monti, anche lì, anche le figlie, non fu sufficiente che uscissero da Sodoma perché Sodoma ce l'avevano nel cuore. E infatti, ubriacato il padre, commisero con lui incesto perché l'ambiente in cui il padre li aveva fatti vivere da uomo giusto, le scelte di un uomo giusto avevano condizionato il cuore, la mente, la morale l'etica di quelle ragazze al punto da farle comportare esattamente come gli abitanti del luogo dove avevano speso la loro vita. E allora c'è da farsi delle domande, perché se Dio ha voluto riportarci questa esperienza, noi dobbiamo chiedere a noi stessi com'è la nostra condotta cristiana nella nostra casa. Le scelte che noi compiamo come genitori, come capofamiglia, come responsabili della nostra famiglia, quali conseguenze stanno avendo? Abbiamo fatto un taglionetto, i confini della nostra casa sono come un giardino serrato, come una fonte sigillata usando delle frasi prese dal cantico dei cantici? Sono cioè un luogo che, hanno tagliato, che ha tagliato i ponti con il mondo, siamo pronti a rinunciare anche a ciò che naturalmente amiamo pur di segnare netti i confini tra ciò che è santo e puro e ciò che invece è peccato? Perché questa è la domanda che dobbiamo farci. Molte volte ho visto credenti. Camminare superficialmente, non impegnarsi, non rinunciare e poi pretendere che miracolosamente, anche se l'ambiente familiare è tutt'altro che sano, è tutt'altro che spirituale, noi vorremmo vedere i nostri figli santi. Li facciamo crescere in condizioni che nulla hanno a che vedere con la realtà della parola di Dio, però poi diciamo Signore, li rimettiamo nelle tue mani. Signore, compi un'opera. Mentre il mondo gli ha invaso il cuore, la mente, mentre l'anima loro è plasmata non da Dio, ma dal mondo, dal peccato. E allora? E allora noi abbiamo delle responsabilità. Basta col dire il Signore mi ha salvato un tempo. Il Signore ti ha salvato e ti ha mostrato la differenza che c'è tra il bene e il male affinché tu conduca la tua casa su sentieri ben chiari, delimitando nella tua vita prima che in quella dei tuoi figli i confini e le scelte affinché Sodoma rimanga fuori dalla tua famiglia. E se vuoi che Sodoma rimanga fuori dalla tua famiglia, devi immergerti tu per primo nella consacrazione, consacrazione a Dio, nella ricerca del Signore. Vedete, fratelli, le nostre scelte ricadranno sempre sulla nostra famiglia, sempre, su noi stessi e sulla nostra famiglia, sempre. E oggi che vediamo Sodoma prendere di nuovo vita intorno a noi, questi confini devono essere delimitati in maniera forte. E abbiamo bisogno che quella promessa che Dio fa ai suoi diventi nostra. Io sarò come un muro di fuoco intorno a te. Ricordate? Ebbene, viviamo affinché Dio sia un muro di fuoco intorno alla nostra casa. E compiamo scelte determinate, decise, ferme. Scelte di consacrazione dove il mondo non deve in alcun modo entrare attraverso la porta che sono i genitori, perché è facile per i genitori lamentarsi dei figli, ma sono i genitori per primi che devono creare in famiglia un ambiente che sia spirituale, sano. E ripieno della presenza di Dio. Lot era giusto, e per amore suo, ma io credo soprattutto per amore di Abramo, e per quell'intercessione gloriosa, per quella bontà infinita di Dio. Il Signore lo risparmiò ma non lo risparmiò dalle conseguenze delle sue scelte scellerate. Fratelli, ascoltatemi. Il Signore è buono, ma quel che uno semina, quello raccoglie. Il Signore è buono, ma quel che uno semina, quello raccoglie. Lo vogliamo ripetere un'altra volta? Il Signore è buono, ma quel che uno semina, quello raccoglie. Ed ecco perché se Dio ci ha dato la grazia di essere uomini e donne dichiarati giusti dinanzi a Dio per quella croce benedetta, per quella grazia che ci è stata fatta, comportiamoci come figli di luce, tagliando ogni ponte con il mondo e con le tenebre. E lottando sulle ginocchia e dinanzi alla sua parola, compiendo scelte coraggiose che costano, perché essere fedeli a Dio costa, ma che ci portano ad essere custodi della nostra casa e portatori della benedizione di Dio. Perché consacrati al bene, consacrati alla ricerca dell'Eterno, e capaci di alzare lo sguardo, di vedere la valle verdeggiante. Ma prima di soffermarci, continuare verso il cielo per dire: Signore, non la mia ma la tua volontà sia fatta, non ciò che il mio cuore brama ma ciò che onora te e che porta benedizione alla mia casa, questa sarà la mia scelta. E voglia di Dio donarci la capacità di alzare lo sguardo fino al cielo e di non soffermarlo su nessuna delle valli di questo mondo per soddisfare quei desideri che altro non sono. Che è la manifestazione di quel residuo di carnalità e di malvagità che ancora il nostro cuore serba. Ma noi vogliamo dire, Signore, voglio onorare Te, perché voglio che Tu onori me e la mia casa con la Tua benedizione. Per questo non mi soffermerò a guardare le valli verdeggianti di questo mondo ma lo alzerò lo sguardo oltre i monti fino a te, perché so che l'unica ricchezza che vale e che dura in eterno è quella che proviene solo da te e che può essere mia quando la mia fedeltà ti onorerà fino alla fine. Signore, benedici i nostri cuori affinché possiamo essere giusti. Che non commettono errori per soddisfare ancora la carne che è in noi. Chiniamo il capo in preghiera.